sto dicendo con grande, come dire, semplicità e chiarezza, Egle. Anche per noi del Movimento 5 Stelle andava revocata il giorno dopo. Il problema è che il partner di governo di allora è lo stesso che poi in consiglio comunale a Genova ha bocciato una mozione del Movimento 5 Stelle per far revocare le concessioni. E mi riferisco alla Lega e al centrodestra. Adesso abbiamo altri alleati di governo che in questo momento stanno facendo in qualche modo dei ragionamenti diversi. Io stamattina leggevo su alcuni quotidiani che pare che una delle soluzioni che potrebbe andare a genio al ministro De Micheli, del quale ho profondo rispetto, È il suo ministro, lavorate assieme. con Paola lavoriamo benissimo insieme, però dico, torno a ripetere, non gliele mando a dire nel senso anche in maniera amichevole. Cioè, stamattina ho letto sui giornali che a lei andrebbe bene che Cassa Depositi e Prestiti compri la parte di Benetton all'interno di Atlantia, in maniera tale che gli diamo la liquidazione. Allora, per noi del Movimento 5 Stelle questa posizione è inaccettabile. Non diamo soldi a Benetton, No, me la non gli spieghi meglio questa paghiamo. posizione che io non l'ho letta. Quale sarebbe il progetto? Cosa fa Cassa Depositi e Prestiti? Cassa Che Depositi è lo Stato Cassa Depositi e Prestiti? e Prestiti dovrebbe comprare Compartire. per 5 miliardi la parte dei Benetton all'interno di Atlantia. Per me dare i soldi dei buoni fruttiferi Cioè, per postali della levare da gente, mezzo di il mia Benetton, nonna, li di mia paghiamo per mamma, andare via. Questa è la cosa che dice lei. Allora, per noi è inaccettabile. Lì si deve procedere alla revoca. Ora tutti dicono che si fa dopo? Ve lo dico io che si fa dopo, perché abbiamo cominciato a studiare il dossier anche dopo. ANAS, che tutti dicono che non è in grado, ma io sfido a smentirmi, perché oggi le autostrade più sicure in Italia sono quelle gestite da ANAS, dall'azienda di Stato, perché quelle che sono in mano ai concessionari stanno molto peggio. Allora, ANAS è una società che si chiama ACA, ANAS Concessioni Autostradali, che è nata sotto il governo Renzi proprio per fare situazioni di questo tipo. Nello statuto c'è messo che se si revoca una concessione gli si può dare in quindi c'è la mano. soluzione, sta dicendo Cancelleri. Ponti, Friedman e Toti, il vostro parere, cerchiamo di essere.